Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia ripiena con zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, acqua, lievito di birra fresco, olio evo, zucchero, sale. Per il ripieno, zucchine tagliate a rondelle, sale, pepe, olio, scamorza tagliata a fette e aglio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina il sale e l'olio. Ed azionare il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Senza lavare il boccale, mettere l'olio, e l'aglio e far insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere le zucchine. Il sale. Il pepe. Ed azionare il bimby per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Togliere il liquido di cottura, trasferirle in una ciotola e lasciarle raffreddare. L'impasto è ben lievitato, dividerlo in due parti uguali e posizionarlo una prima parte su un piano di lavoro. Spolverizzare con un po' di farina. E stendere con il mattarello. Trasferire su una teglia rivestita con carta da forno. Mettere le zucchine. E livellare lasciando qualche centimetro dal bordo. Mettere la provola. Stendere il resto dell'impasto. Posizionare sopra e sigillare bene i bordi. Spennellare la superficie con l'olio.
Bucherellare la superficie con i rebbi di una forchetta. Lasciar lievitare per altri 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la focaccia, adesso la andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La focaccia è cotta, serviamola. Focaccia ripiena con zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!